Esatto, è una mostra che come vocazione ha quella di scavalcare il tempo, i tempi. E, alcune immagini riescono in questo intento ed è quando costruiscono un terreno di equivoco, qualche cosa che non rilascia indizi sufficienti ad identificare con immediata chiarezza l'appartenenza storica-culturale. Io, ad esempio, sono interessatissimo a questa sorta di bardo, a questa terra di confine, dove sì, ci sono segnali che a un occhio attento consentono una forma di catalogazione, di cronologia. Tuttavia, c'è una forma di resistenza alla cronaca, delle forme, delle immagini che ha la meglio. E ce ne accorgiamo nel momento in cui qualche cosa può abitare le stanze dei musei di ogni tempo, ma anche luoghi al di fuori di quello che chiamiamo museo, quindi altri musei. In questa mostra, non a caso, c'è una convergenza di oggetti, di pietre, di dipinti, di forme, di tecnologia, che appartengono ad ambiti profondamente diversi che saranno mescolati, ma che in comune hanno proprio il fatto di essere difficilmente collocabili. Ora, il mio lavoro, in alcune sue parti, ha questa vocazione. Sono state scelte molte sculture, alcuni dipinti su pietra, che non a caso potrebbero essere facilmente confusi con qualcosa di accaduto nella pittura italiana del XVI secolo, ma addirittura con un ritrovamento fossile. Dunque, l'idea di passare senza soluzione di continuità nel nostro sguardo dalla caverna a Marte è qualcosa di assolutamente affascinante.